Ehi là, 3D Artist, bentornati a questo nuovo episodio di Quick Tricks. Oggi saremo ancora una volta su Blender, anche perché prima di passare ad un altro programma voglio riempire questa playlist con un po' di video per poi fare la stessa cosa con il programma successivo, avere così già delle playlist belle cicciotte. E nel Quick Trick di oggi vedremo come utilizzare un particolare nodo per risolvere un problema di shading. Infatti non so se vi è mai capitato di dover modellare qualcosa di sottile, come tipo ad esempio una bandiera o un foglio, e per mantenere il file leggero, anche in vista magari di una simulazione, lasciare che questo oggetto sia senza spessore, quindi una superficie. Successivamente però vi siete ritrovati col problema di dover assegnare un materiale delle semplici texture sulla parte anteriore e un materiale delle texture diverse sulla parte posteriore, e non saper come fare, anche perché finché si ha uno spessore è possibile dividere le due zone, quindi frontale e posteriore, mentre non è possibile farlo quando si ha appunto una semplice superficie, come in questo caso. Infatti, essendo questa un'unica superficie, nel momento in cui andremo ad applicare un materiale, questo sarà lo stesso sia davanti che dietro. E lo stesso vale per le texture. Condividendo lo stesso spazio V in quanto unica superficie, queste si ripeteranno sia davanti che dietro. E adesso andremo a vedere quali nodi utilizzare per andare a risolvere questo problema. La struttura che andremo a creare nel nostro Shader Editor in realtà è molto banale, anche il nodo che ci permette di dividere la parte frontale e posteriore della superficie è molto semplice, però purtroppo è sconosciuto alla maggior parte degli utenti. E adesso, per vedere effettivamente come andare a costruire questo shader, andremo ad utilizzare un pacco di patatine che ho modellato e texturizzato precedentemente. Infatti, se ci avete mai fatto caso, di solito sulla parte esterna del pacco di patatine, vabbè, ovviamente c'è la marca, l'illustrazione del prodotto, l'etichetta con le calorie e gli ingredienti, mentre all'interno c'è quello che effettivamente è il materiale del pacco di patatine, che di solito è un materiale argentato, che poi è anche lo stesso materiale che viene utilizzato per la carta delle uova di Pasqua, ad esempio. Comunque, per prima cosa andiamo in shading per essere un po' più comodi mentre lavoriamo e selezioniamo il pacco di patatine. E come potete vedere, ho anche già costruito quello che è il materiale principale del pacco di patatine, ossia quello esterno. E adesso per il materiale all'interno andiamo in Add e andiamo a prendere in Shader semplicemente un altro Principle BSDF. Per realizzare un materiale argentato basta portare Metallic al massimo, quindi a 1, e la Roughness la andiamo ad abbassare, la portiamo a 0,25. Dopodiché andiamo di nuovo in Add e di nuovo in Shader andiamo a pescare il nodo Mix Shader, che andiamo a piazzare fra il Principle BSDF del materiale principale, ossia quello dell'esterno del pacco di patatine, e il Material Output. E adesso andiamo ad inserire all'interno del secondo input del Mix Shader anche il materiale argentato che abbiamo fatto prima. Adesso però, come possiamo vedere, i materiali sono mischiati fra di loro, non sono divisi da esterno a interno. Quello che bisogna fare adesso, infatti, è andare in Add e in Input andare a prendere il nodo Geometry. E come possiamo vedere, all'interno del nodo Geometry troviamo il canale Backfacing che andiamo a collegare al factor del Mix Shader. E voilà! Come possiamo vedere, adesso abbiamo due materiali diversi, uno per la parte esterna e uno per la parte interna. Questa cosa inoltre è possibile farla utilizzando anche semplicemente delle texture. Infatti, una volta unite le due texture tramite un canale Mix RGB, questa volta, perché sono comunque due immagini, basta andare a collegare il backfacing del nodo Geometry, come abbiamo fatto prima, al factor del Mix RGB. Così che le texture che ho utilizzato, in questo caso una Voronoi e una Magic, vengano applicate una sulla parte anteriore e un'altra sulla parte posteriore della nostra geometria. E così termina un altro episodio di Quick Tricks. Io spero che il video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato utile. Ci vediamo alla prossima e buon 3D!